Sindaco, un recupero in una zona della città che è piuttosto in crisi dal punto di vista sia della popolazione ma anche della sicurezza. Qual è la sua valutazione? In crisi, sicuramente abbiamo vissuto momenti complessi. Ora il centro storico forse sta un pochino meglio da un po' di tempo, anche se dobbiamo continuare a lavorare, quindi infrastrutture e investimenti sono necessari. Il recupero di questa torre è molto importante per l'intero quartiere e credo che insomma sono bei segnali. Poi noi dobbiamo coglierli come amministrazione perché non rimangano qualcosa di isolato, per cui oggi c'è questo nostro monumento che viene riconsegnato dalla città. Cogliamo l'occasione per rimettere a posto anche un po' l'intero quartiere con piccoli interventi di decoro urbano, anch'essi assolutamente importanti per restituire il giusto lustro a questa nostra amata città. Sindaco, la Presidente ci parlava appunto dei fondi strutturali dell'Europa, quindi con l'Europa si può, avrete in mente altro? Questo è uno di quei casi in cui si ha la percezione di un'Europa diversa da quella che spesso passa, quindi un'Europa che dà anche quelle risorse che sono necessarie per poter fare investimenti che altrimenti sarebbe difficile immaginare. Sindaco, che tipo di emozione è vedere la Torre degli Sciri, che è uno dei simboli di Perugia, completamente riqualificata e tra l'altro a disposizione della cittadinanza non solo, ma al turismo? Una grande emozione, voi sapete che Perugia una volta era piena di torri, delle fattezze di quella che oggi andiamo a riaprire. Torri che insomma, avevano quale funzione? Quella di vigilare su dei isolati gentilizi, quindi su dei complessi di quelle che erano le famiglie nobili. E quindi oggi rimane questa così nella sua interezza e noi ci auguriamo che possa vigilare sulla nostra città. Ok, grazie Sindaco.